Amici dello Sportello del Cittadino, siamo a Taranto. Beh, eravamo in concattedrale per vedere lo scempio in cui versano le vasche, lo stato paludoso delle stesse, quando ci siamo imbattuti in una situazione davvero incredibile. Un grosso ramo, quasi un tronco per così dire, di un tronchetto di un albero, di un pino, caduto circa un mese fa, che giace tranquillamente lì, ossia l'amministrazione comunale, dopo, a distanza di circa un mese, non ha ritenuto opportuno, non si è ancora mossa per provvedere appunto a tagliare il ramo caduto e quindi il tronco caduto e quindi a rimuoverlo. Mi dicevano alcuni cittadini della zona che hanno sottolineato, si sono rivolti al corpo di polizia municipale, hanno cointeressato l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale si è limitata a mettere un nastro delimitativo dell'area pericolosa, ha creduto in questo modo di mettere in sicurezza la zona e poi chi si è visto si è visto. Buonanotte ai suonatori, come si suol dire. Insomma, da un mese questo tronco, questo ramo non viene rimosso. Signori, signor sindaco, ma così si amministra una città? E lei si vanta tanto di essere un ottimo amministratore, ma i cittadini non sono ciechi e non hanno le fette di prosciutto agli occhi. Cosa aspettate, signori dell'amministrazione comunale, ad intervenire? Non siete in grado neanche di assicurare l'ordinaria amministrazione, l'ordinarissima manutenzione. Dimettetevi, Taranto non merita questo stato di degrado amministrativo.